Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie horror sul canale. Ragazzi, quest'oggi vi porto Pokémon Alone.exe, che sarà il gameplay che prenderà il posto di Pokémon Survival Island, che ragazzi è finito, nel senso che ho controllato per la mappa e non c'è nient'altro da fare. Oggi inizieremo con questo gioco che, come vedete, è diverso perché è un gioco più incentrato sull'horror che sul survival. Vi chiedo, se vi piace questa idea, di lasciare un bel mi piace. Ragazzi, questi video saranno molto simili a quelli di Madfather, per chi si ricorda l'estate scorsa. E nulla, non so quanto durerà questo gioco, non so assolutamente nulla. So solo che stiamo impersonando il signor Red. Siamo in un ambiente monocromatico, quindi Game Boy e non Game Boy Color. E ragazzi, so solo che in questo gioco ci saranno cose brutte, cose molto brutte. Quindi iniziamo ad avanzare con molta calma. Io oltre questo spicchio d'erba non sono mai andato, ragazzi, veramente. Iniziamo così subito, molto velocemente, perché sono davvero curioso. Allora, qua c'è una casa, sinceramente paura ad entrare. Ok, molto molto interessante. There is nobody there, ok, non c'è nessuno, non ci credo mai, ragazzi, però va bene lo stesso, ok. Allora, qua sotto c'è una strada. Non c'è audio di gioco, non sono io che lo tolto. Merda, iniziamo subito malissimo. Allora, proviamo ad andare giù di qua. Aspettate, sapete raga che io c'ho una caga della madonna. Ok, qua c'è un furgoncino. There's a wheel track blocking the way. Ok, c'è un camion che blocca la strada, che dà sul nulla. Ok, un menu si potrà aprire. Non ci sono neanche i comandi di sto gioco, perché ragazzi, sto giocando a schermo intero. Voi questo gioco lo aprite e non c'è nulla. Cioè, ti proietta nel gioco. Non puoi chiudere la finestra, non puoi ridurre l'icona. È un fottuto casino. Ho dovuto spegnere il PC perché l'avevo aperta per sbaglio. Aiuto, c'è gold. Aiuto, ok. Ok, sto andando, ok, si è mosso. No, raga, io sento il jumpscare che sta arrivando. Questo cartello non dice niente, non è una buona cosa. Oh merda. Ok, ok, lui sta scappando, perfetto, immagino di doverlo inseguire. Ok, c'è una caverna, perfetto. Io provo a fare il giro della caverna, no, devo entrare nella caverna, lo sapevo. Allora, le caverne, ragazzi, nei giochi horror, soprattutto quelli a tema Pokémon, sono sempre i luoghi in cui c'è il casino. Proviamo a entrare. Ok, perché in questa caverna c'è un pavimento che ricorda molto la Torre Sprout? No, raga, cioè io me lo sento che mi parte un jumpscare, cioè c'ho l'audio altissimo. Io me lo sento, minchia, in sti corridoi di merda. No, un cartello, aiuto. Cosa c'è scritto? No, perché non mi fai girare? Perché? Perché non mi fa parlare col cartello? Cosa devo fare, raga, aiuto? No, seriamente? Non ditemi che ho sbagliato strada o robe del genere, perché smatto. Cosa devo fare? No, raga, che ansia, veramente. Aiuto. Allora, con calma, spostiamoci di qua. Qua c'è un cartello che, Cristo Madonna, non so leggere. Non me lo fa leggere proprio. No, niente, non capisco. Oh, proviamo a vedere se c'è qualche passaggio segreto qui. No, 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 perché la gente suona il citofono adesso? Perché mi dovete mettere in testa altri rumori? Ma perché poi sta roba? Come cazzo si va avanti qua? Dovrei tipo arrivare lì, no? Ha tutto molto senso. Cioè, è chiaro che io debba arrivare lì. Il problema è come, però, possibile che non ci sia una sorta di passaggio, perché per forza ci deve essere una sorta di passaggio nel vuoto, una roba del genere. Se no, non mi spiego. Tra l'altro, raga, non mi fa sterzare contro il muro, devo prendere la ricorsa e tirargli le testate a sto muro del merda. E sti cartelli non si riescono a leggere. Io sto premendo enter. Ho perso 10 anni di vita. Basta, basta, ti prego. Cazzo, ma devo camminare. No, che cosa orribile, fermi. Aspettate, devo uscire.
No, no, raga, veramente, no, 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 non si può fare. Non si può fare, no, figa, tra un attimo urla sta merda. No, 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 no. Merda, dovevo premere la space key, raga. Io non ho premuto la space key, stavo controllando che il microfono registrasse. Forse era meglio che... Madonna. Cazzo, ho aperto un'altra strada, ecco cos'era. Ho premuto la space key, non avevo capito che dovevo usare quella, raga, madonna. Ok. Minchia, questo qua adesso arrivo alla fine e io me lo sento che caccia un urlo che neanche nei porno. Aiuto. Madonna, poi si muove a due all'ora. Sto Pikachu di merda. Voi, raga, non giocandolo non potete capire. Vedrò di mettervi il link in download. Il download. Il link in download. Il download in descrizione. Non giocandolo non potete capire l'ansia che si prova. Perché ste cose? No, no, raga, raga, raga. Non me la sento. Non me la sento. No, veramente. Non va più. No, ho smesso di urlare. Aiuto. Io faccio, no, io vorrei fare tutto il video così, raga. Tutto il video così. No, perché ho deciso di portarlo, raga? Perché? Madonna, no, è disturbante. Stra è proprio disturbante. Da nonché inquietante. Madonna, queste interferenze di merda. Non vedo nulla. Ok, fermo. Tra l'altro, Madonna, mi dà anche fastidio agli occhi, raga. Cazzo, ditemelo che metto gli occhiali al prossimo giro per vedere ste robe. No, raga, non voglio. Io, no, io non guardo, io non guardo. Io non guardo. Premi space. Ti ho aspettato il tuo arrivo. Chi sei tu? Che cosa mi hai fatto? Dovrei essere colui che ti fa questa domanda. Non ti ricordi, vero? È colpa tua. Tu hai lasciato la mia innocente anima morire. Giocando questo maledetto gioco. Non importa se i giochi sono buoni o cattivi, le persone devono comunque morire. No, no, non ci credo. Mi ha letto i dati del computer. Mi è crashato il co... No. No, 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 no. No, no, io non la apro quella finestra. Fermi, no, cos'è quella roba lì al centro? Cos'è quella? C'è un puntino di merda al centro. Lo vedo, cos'è? Raga, che è sta merda? È scomparso. No, è scomparso. No, no. No, raga, c'è... Eccolo, eccolo! Lo vedete? No, mi sto veramente facendo... Aiuto! Raga, è uno dei giochi più... No, io una roba del genere non l'avevo mai giocata. Forse... No, no. Non è fattibile. È bloccato il gioco. Ok, no, era solo la... Fermi, no, fermi, fermi, fermi. Devo respirare. Meno male, no, per fortuna, perché non mi ero accorto. Non mi ero accorto. Cioè, mi ero accorto. No, non sto più connettendo, raga. Troppe emozioni, troppe cose. Cioè, il gioco è riuscito a leggere nella mia cartella e a scoprire il mio nome. Ok, immagino che... Ok, proviamo un po'. Adesso, ok, no, non c'è nessuno. Nella grotta di sopra vediamo se non si può entrare. Ok. È troppo buio qua dentro. Immagino di dover andare a nord, a sud. Madonna, no, veramente non sto più connettendo. Aiuto. Aiuto, cazzo, cazzo. Fermo. Vaffanculo, ti odio.
Tanto iniziamo con sti jumpscare piccoli, no? E poi dopo la... grazie. Che ci devo fare? Oh, figa. Oh, figa. Lavandonia no. Non c'è nessuno. E te credo. È tutto chiuso. La musichetta sarà alta come Gesù. Cioè, che poi, raga, io lo so che devo entrare nella torre. This is where you end. Goodbye, Red Steve. Vaffanculo. Ok. Pensavo al jumpscare. Vaffanculo. Figuriamoci se non devo entrare nella torre. Spero che la mia voce non sia troppo sovrastata dalla musica, ma almeno capite cosa sto provando io adesso. It's too dark. Ma quindi mi state dicendo che si conclude così il gioco? Cioè, il gioco si conclude. Avrebbe senso. Io sono da solo a Lavandonia, non c'è nessuno. There is nobody here. Ecco il significato del gioco. Cioè, non c'è nessuno da nessuna parte. It's tutta. Minchia, parliamo ai cartelli a sto punto, raga. Tanto. Non te ne potrai mai andare. Esatto, è quello che ci sta dicendo. Ce lo dicono anche i cartelli. You can never leave. Forse anche quello del centro poco. Ok, no, quello del centro. Questo mi sembra. Di qua non. Ok, raga. Penso che sia finito. Penso che sia finito così. Io, a meno che dopo un certo periodo di tempo non mi molli in jumpscare finale, penso che questa sia la fine del gioco. Che è stato inquietante. Davvero tanto. Fermi, fatemi perlomeno, fatemi diminuire almeno il volume. Tanto voi non dovreste vedere nulla di quello che sto facendo. Ok. Ragazzi, questo gioco qua è stato terrificante, davvero. Era tantissimo tempo che non giocavo un RPG di questo genere. Questo mi ha davvero fatto cagare addosso. È fatto da Dio. Quindi, ragazzi, questo qua è. Pensavo fosse più lungo, sinceramente. Questo qua è il primo video dedicato ai giochi horror a tema Pokémon. Ma horror, horror, non come Pokémon Crepuscolo che era survival. Questi sono proprio horror. Ragazzi, se ne volete vedere altri, vi invito con jumpscare e tutto, vi invito a lasciare un bel mi piace. Sappiate che ne porterò uno ogni tanto, soprattutto in questo periodo che precederà alcune serie, alcuni nuovi gameplay. Nulla, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Vi invito anche a passare dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati nel caso prendessi un infarto per colpa di sta roba qua. E premete la campanella per ricevere i feed. Io con il cuore ancora in gola vi do appuntamento, ragazzi, ad un prossimo video. Non riesco neanche più a fare l'intro, l'outro, non riesco, basta. Aiuto. Sto morendo.